Siamo con Massimo Sias, allenatore dei giovanissimi dell'Atletico Bosa, una matricola terribile possiamo definirla di questo campionato regionale che è appena finito. Innanzitutto contento di come sono andate le cose? Molto contento, molto. È stato un campionato molto interessante. Abbiamo iniziato il campionato con una sconfitta 4-0 con l'Otoca, dopodiché c'è stata una bella ripresa da parte della squadra, abbiamo vinto sino alla penultima partita. Contro tutte le partite abbiamo vinto, ci siamo ritrovati poi la penultima partita contro il Ghilarza a scontro diretto, dopodiché lì siamo stati sconfitti e un pochettino siamo calati sia fisicamente che mentalmente. Ci siamo ripresi poi e devo essere sincero, quindi abbiamo fatto veramente un bel campionato. Ecco, un girone sicuramente molto livellato in alto, possiamo dire, con tante squadre che cercavano di giocare la palla, così oltre ovviamente a quelle che sono andate ai playoff, il Ghilarza, la San Paolo e ovviamente la Purifurti, anche altre realtà come la Dorgalese e voi, insomma avete speso un buon calcio, dimostrando che poi in questi campionati non conta soltanto il risultato, ma anche come si arriva al risultato. No, no, è stato un bel campionato, dove veramente ho trovato delle squadre che hanno giocato veramente a calcio. Si pensava prima a giocare a calcio, quindi palla a terra e poi chiaramente a vincere, molto interessante, sì, e belle realtà, devo essere sincero, perché abbiamo incontrato squadre molto forti come, è vero, la San Paolo, il Ghilarza, la Purifurti. E siete riusciti a battere la solitudine, impresa titanica. Sì, siamo stati l'unica squadra che è riuscita a battere la Purifurti a Nuoro e siamo stati anche l'unica squadra che è riuscito a pareggiare, a prendere un punto al Ghilarza. Al Ghilarza, certo. Ecco, sicuramente lavorare nella famiglia dell'Atletico Bosa è molto, molto facile, nel senso che l'ambiente è propizio e c'è sicuramente, ci sono tutte le condizioni per lavorare con i giovani, no? Il lato positivo è il fatto di lavorare proprio con i giovani, perché sono i giovani quello che ti permettono di crescere, comunque sia di lavorare bene. Allora, con i giovani c'è sempre tutto da guadagnare, perché il giovane ti permette appunto di migliorarti personalmente, ma anche di migliorare soprattutto loro. Certo, certo. Quanto aiuta essere anche istruttori, educatori fisici nell'attività di allenatore? Io sono un insegnante di educazione fisica. Il fatto comunque sia di essere un insegnante di educazione fisica ti aiuta tantissimo, perché ti permette soprattutto di capire il ragazzo, sia dal punto di vista psicologico sia dal punto di vista appunto pedagogico, e questo è un punto in più per riuscire a capire questi ragazzi, soprattutto in questa età dove è molto particolare. Certo, adesso l'esperienza qui al torneo per voi è sicuramente importante, anche perché vi aiuta a confrontarvi con piazze grandi del calcio regionale, non solo quelle del vostro girone. Sì, un bel torneo dove ci sono grandi squadre, grosse squadre, soprattutto nel girone di Sassari, che diciamo che è appunto il girone, uno dei gironi più importanti. Sì, è un bel torneo e ci vede protagonisti finalmente con una bella semifinale. Speriamo di riuscire a vincere, certo, contro o il Brescia, la Purifurti, e poi chiaramente arrivare in finale e giocarcela contro un ipotetico Cagliari. Certo, certo. E i ragazzi in questi mesi magari hanno avuto dei momenti in cui, insomma, hanno sentito magari la fatica più del solito, ci sono stati momenti un po' di difficoltà dove sì, è stato necessario intervenire nello spogliatoio. Sì, momenti di difficoltà li abbiamo avuti, ma li abbiamo avuti soprattutto perché ci siamo ritrovati con una rosa in parte limitata, quindi malattie, punizione dei genitori perché non vanno bene a scuola, punizione dell'allenatore perché non sempre si sono comportati in maniera corretta, hanno comunque sia influito nel campionato, nel corso del campionato. Però non mi posso lamentare da questo punto di vista, perché mi devo ritenere veramente una persona fortunata, perché ho incontrato dei ragazzi molto interessanti, dei ragazzi educati, ma soprattutto abbiamo trovato dei genitori che seguono i ragazzi e che comunque ci danno una grossa mano appunto per portare avanti il campionato. Ecco, appunto, questo è forse uno dei tasti dolenti del settore giovanile, non sempre c'è un rispetto dei ruoli, nel senso che si vogliono fare tante cose e poi non se ne fa bene neanche una. Cioè, ciascuno dovrebbe fare quello per cui è preposto. Sì, no, questo è vero, però io da questo punto di vista mi devo reputare fortunato, perché qui alla Tinteco Base ho trovato l'ambiente ideale, dove la dirigenza svolge il ruolo da dirigente, il genitore fa appunto il ruolo da genitore e non interviene sicuramente sulle scelte tecniche, ma soprattutto neanche sulle scelte educative utilizzate da me nei confronti dei ragazzi. Certo, certo. Benissimo.
benissimo. Noi ringraziamo ovviamente il mister per il contributo in questa edizione del torneo di Bosa, e ovviamente facciamo i complimenti per il lavoro fatto con i giovani dell'Atletico, davvero una bella realtà del calcio della categoria giovanissimi, e insomma siete sicuramente un esempio da imitare, anche proprio perché si riesce a lavorare con i giovani ottenendo, coniugando risultati e aspetti educativi, che non guasta mai. Nel nostro piccolo sì, sicuramente sì. Certo, grazie ancora. Grazie, arrivederci.